Edito da Rizzoli, con tanto di marchio cielo, il vincitore di Masterchef, cuoco per emozione, Spiros, che è qui con noi in studio. Applausi, 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 ben arrivato Spiros. Grazie. Grazie innanzitutto per essere arrivato a quest'ora. Grazie a voi per l'invito. Ma un grande chef sa alzarsi a tutte le ore. Non ha orari. Non ha orari. Allora, il libro che racconta, ed è un libro molto bello, io l'ho sfogliato, sì. Parto dalle lasagne verdi alla modenese, perché insomma Modena è la tua città, cittadino onorario. Sì, sì, è la mia città, ci tengo, insomma poi la cucina emiliana, la cucina modenese, io la trovo straordinaria, allora giusto mettere anche la ricetta della modenese. C'è tanto di Grecia e d'Italia in questo tuo libro. Di Grecia c'è poco, c'è solo un piatto, perché insomma... Ma ci sei tu però. Ci sono io, quello ci sono sicuramente. C'è una cucina, diciamo, ricercata, ecco, fatta come c'è scritto là, con amore, no? Io ho fatto queste ricette, le ho collaudate, le ho provate tutte, volevo fare un bel lavoro e, insomma, pochi legami tradizionali, più che altro, insomma, creativa, ecco. Molto creativa. Io sto vedendo il dolce di cuore allo Spirito Santo, insomma, sì. ci sono davvero ricette sulle quali... Cosa volete? Lì per lì la prima reazione è: mio Dio, non mi riuscirà mai. Invece va detto che la tua spiegazione c'è ed è perfetta. Questa presentazione del libro com'è andata? Che cosa ti hanno chiesto di più a Roma i tuoi tifosi, i tuoi fans? Sono molto contento, il libro sta andando molto bene, io sono molto soddisfatto perché veramente mi sono impegnato parecchio, insomma, assai, per fare questa cosa, e a me piace fare il lavoro bene, quindi ci tenevo moltissimo. Ma la gente chiede un po' di tutto, insomma, la gente è curiosa, cosa fai adesso, cosa, ecco, insomma, cosa vuoi fare adesso, Spiros? Guarda, ti dico una cosa, le offerte sono tantissime, è una cosa che mi gratifica veramente tanto e sono veramente orgoglioso per questa cosa. Bisogna che saper scegliere, no? Certo. Quindi io adesso tra un po' vado dal mio maestro. Assolutamente, Bruno Barbieri. Bruno Barbieri. Bruno Barbieri, e sono veramente onorato e felicissimo per questa cosa. Per questa decisione. Allora, Spiros, apro e chiudo parentesi, però la Grecia. Non commentiamo politicamente, ma commentiamo la vita dei tuoi amici, dei tuoi cari. Non vorrei, insomma, prendere una posizione politica, anche perché non sono lì, insomma, però da quello che io vedo, ho detto tante volte, mia sorella vive là e ho un dispiacere, un grosso dispiacere per la situazione. È molto difficile vivere ormai in Grecia, perché anche questi fatti qua, che è la disperazione della gente che li ha portati là. Spero di recuperare in fretta. Sarà difficile, ma sperare, insomma, sempre fino all'ultimo momento. Perché, guarda, veramente, credimi, la situazione è molto difficile. Cioè, mia sorella veramente fa fatica a avere pranzo e cena ormai in Grecia. Quindi... Io ti ringrazio di quello che stai dicendo, perché l'abbiamo detto anche in apertura, no? E da una parte noi sentiamo parlare di Eurobond, sentiamo parlare ovviamente di norme che devono essere fatte a livello altissimo, quindi a livello di Unione Europea, però poi dopo forse ci dimentichiamo, certo, le problematiche, sì, della vita di tutti i giorni della, sì, gente, sì, sì, quindi sì. Tu sei sicuramente... Che è quello più importante, le problematiche della vita di tutti i giorni, certo, della gente, sì. Insomma, sì, bisogna dare più importanza. Tu sei una bandiera greca che sventola altissima, e questo fa doppiamente piacere. Ribadisco, una bandiera greca da una parte, cucita ad una bandiera italiana che ci tengo dall'altra parte. Perché... Ci teniamo molto anche noi, Spiros, veramente tanto. Guardiamo insieme questo cuoco per emozione. Guardate, è 1:40, perfettamente al dente, da gustare, giusto di sale e giusto di pepe. Guardate il nostro Spiros. Il mio amore per la cucina è nato per caso. Io ho iniziato a cucinare per sopravvivenza, fra virgolette, perché in casa mangiavamo quasi, insomma, le solite cose, e ho voluto sperimentarmi su nuovi sapori e ho scoperto che è questo nuovo amore per la cucina. Spiros, primo Masterchef italiano.
L'idea di partecipare a Masterchef è nata perché avevo seguito le edizioni estere. Sempre ho detto che se lo fanno in Italia vorrei andare a fare Masterchef. Ed è così è stato. Ho chiamato, ho fatto il primo provino, il secondo, il terzo e ho vinto. Spiro! Beh, dopo Masterchef la vita cambia, cioè in positivo ovviamente, ma cambia. Insomma, ho avuto anche l'offerta da mio maestro, che io lo chiamo maestro Bruno Barbieri, di andare a lavorare con lui nel suo ristorante a Londra. E poi c'è ancora da fare in futuro lo stage da Davide Scabine e la cosa più importante, il libro. È un'opportunità unica che io non volevo assolutamente bruciare così. Sono tutte ricette collaudate che io ho fatto di notte perché sono notturno, ecco. Per me la cucina è sempre stata così. Se lo fai bene e con amore riesci a trasmettere emozioni in un piatto. Non è solo mischiare ingredienti particolari, ma devi mettere del tuo. E quando metti del tuo trasmette che emozioni. Quindi come per me la cucina è un'emozione, io sono un cuoco per emozione. È semplice, no? Allora, stabiliamo che Spiros ha vinto perché è stato il più bravo tra tutti i bravi, ma è una delizia anche come persona. Io questo grazie ci tengo mille, a dirlo, grazie. Perché tu sei proprio quello, semplice, no? È tutto... Ma bisogna essere così, eh. Bisogna essere così. Anche sì, la cucina, insomma, richiede queste caratteristiche. Richiede? Sì, sì. E sai cosa? Io ho avuto... devo stare attento a dire la parola fortuna, perché sai, io non vorrei essere interpretato, quindi ho incontrato insomma molti grandi chef dopo questa esperienza, sì. Mi hanno fatto tutti i complimenti, quindi ho capito che non me li regalavano questi complimenti, sì. Quindi la cucina richiede anche quello, insomma, un po' di umiltà e di capacità di ascoltare. Caro Spiros, tutti i lavori penso tutti, sì, vorrebbero, sì, vorrebbero una buona base di umiltà all'inizio, sì, innanzitutto è fondamentale e poi si prosegue nel caso della cucina, che sicuramente c'è anche la capacità e a maggior ragione serve poi anche una grande capacità. Quando noi di Buongiorno Cielo andiamo in giro, insomma andiamo in giro, facciamo la nostra vita insomma di tutti i giorni, capita molto spesso di sentirsi chiedere: ma Masterchef, ma com'è stato? Ma che bello, ma che meraviglia. E devo dire che oltre a ricevere grandi complimenti su Spiros, il più, lo diciamo senza alcuna, così, senza voler fare pagelle, il più complimentato di tutti, con amore e con affetto, è Bruno Barbieri. Allora noi lo abbiamo al telefono, Bruno è Barbieri, grande, se non vado errata. Bruno? Ciao, buongiorno. 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 Ciao Paola, ciao Spiro. Ciao, ciao, buongiorno. Allora, Bruno, la tua qualità di giudice severo ma costruttivo, severo ma mai cattivo, di Bruno Barbieri fa sì che tutti quanti ci chiedano di te. E non è vero che non ne possiamo più, ne possiamo e come? Raccontiamo che sei la persona splendida che noi abbiamo conosciuto. È grande. E quindi questo è già uno. E poi che sei stato eccellente maestro e giudice per questo ragazzo, grande ragazzo Spiros, che è arrivato finalmente al suo libro. Era uno dei premi di Masterchef questo. Senti, il grande problema è che non lo trovo più in libreria, cioè è uscito e già esaurito. Questo vuol dire te lo porto che io a Londra. Ha fatto un bellissimo lavoro. Ha fatto un bellissimo lavoro, te lo porto io a Londra. Questo che cosa vuol dire? Barbieri. Allora, vuol dire che intanto ti invito ufficialmente davanti a tutto il nostro pubblico di Buongiorno Cielo, il 25 di febbraio inauguro il Cottiglie, il mio ristorante a Londra, dove comunque anche Spiros sarà dei nostri finalmente. Molto bene, già grazie. Già fatto il biglietto io. Già fatto il biglietto, lui ha già tutto quanto pronto. Bruno, la soddisfazione, adesso parliamo di questa tua grande avventura londinese, la soddisfazione di vedere il più bel prodotto di tutti i prodotti presentati a Masterchef che finalmente è avviato sulla sua strada di Masterchef Italia. Ecco, per te che ne sei stato davvero, forse sei stato l'uomo che ha costruito di più la bravura di Spiros, ecco, che soddisfazione dà?
Beh, guarda, io sono molto felice. Intanto ci avevo visto davvero lungo, sì, nel senso che comunque nella mia vita ho sempre cercato di scoprire talenti. Nel mio lavoro ho incontrato moltissimi ragazzi che oggi sono degli chef affermati. Io sono sicuro che dentro all'Io di Spiros c'è qualcosa. Io l'avevo visto subito dall'inizio, da quel tortino di miglio che, se ci ricordiamo tutti, dissi: ma io il miglio lo do ai miei canarini. Ecco, lì avevo capito come avevi impiattato, come aveva fatto la salsa, come aveva fatto queste cose, che dentro c'era un qualcosa, perché aveva fatto un grandissimo piatto rasentando la semplicità, cioè con un niente aveva fatto una grande cosa. E poi naturalmente è stato bravo, perché bisogna dire la verità, è stato l'unico tra tutti i concorrenti che non ha fatto televisione, cioè che ha detto: ok, sono qua per giocarmela, poi la televisione verrà dopo. È stato bravissimo, colpo da maestro. Colpo da maestro, caspita Bruno, che pagella. Senti, quanto di bella emilianità hai riconosciuto in Spiros? Beh, guarda, devo dire questo, Spiros, intanto diciamoci una cosa, l'accento è splendido, perché ormai ha già l'accento emiliano e molto modenese. Poi comunque è un ragazzo molto colto, è un ragazzo che comunque sa ascoltare, ha capito quello che era comunque la gastronomia modenese e non solo emiliana, e quindi lì ci ha messo veramente nel fare le cose del suo. Poi è normale che Spiros non è uno chef, diventerà sicuramente, certo, uno chef. Io spero solo una cosa, che nella sua carriera futura riesca a incontrare degli chef bravi, degli chef che gli vogliono bene, che gli insegnano il mestiere, come ho fatto io, che nella mia vita ho incontrato tantissima gente che mi ha dato una mano, grandi chef, Corelli, Vissani, Marchesi, e insomma in tanti altri chef. Beh, noi siamo lui, quindi. E poi però è lui quello bravo, insomma, Barbieri. Ho incontrato lui, che è più bravo di lui per insegnarmi, non c'è, quindi, cioè, sicuramente ci sono, però lui è veramente una persona straordinaria. Allora, Barbieri, verranno da te anche Kate e William, possiamo immaginare, perché se Barbieri apre a Londra. Intanto ti dico questo, Madonna e Stella McCartney abitano nella via Marylebone Bondi Street, nella via dove c'è il ristorante, magari, che ne so, magari che Kate e la moglie e il marito, diciamo, sì, riusciranno a venire da me, non lo so, perché poi sai, comunque alla fine è scoprire. Io vorrei essere la svolta della ristorazione italiana a Londra, perché comunque, con tutto il rispetto, c'è bisogno di dare un po' di aria nuova anche in questo paese. Sì. E stiamo facendo un grande lavoro, stiamo importando grandi prodotti, insomma è abbastanza complicata la cosa, perché non pensiamo che sia così facile, cioè bisogna trovare i prodotti giusti, bisogna riuscire a portarli là, insomma vivere un'esperienza gastronomica all'estero non è così semplice. Allora, Bruno Barbieri, ci vediamo il 25 febbraio a Londra, lo spero tanto, sicuramente si vedrà il mondo nel tuo ristorante a Londra, 25 febbraio. Grazie, ti ringrazio molto. Grazie a te. Ci vediamo il 25 e Spiros, mi raccomando, preparati, perché incomincerà un po' di giorni duri, Va bene, sono pronto. Allora, grazie mille. Grazie. Noi vi lasciamo, grazie a Bruno Barbieri, vi lasciamo adesso con una storia di Spiros, cioè ci vediamo insieme alla storia di Spiros e lo lasciamo finalmente libero, perché oggi ha una serie di appuntamenti che la metà basta e ha iniziato con il primo appuntamento qui a Buongiorno Cielo, e di questo lo ringrazio molto. Grazie a voi. Ci lasci una ricetta per San Valentino? Volentieri. Lasciamo gli involtini di pasta fillo. Sì, ti prego. Gli involtini di pasta fillo. Sì. Allora, noi più tardi vi proponiamo la ricetta di Spiros. Siamo molto felici di proporvela, perché sarà un San Valentino fortunato se la saprete rifare. Sì, e se non la sapete fare, registratevela, studiatevela. Non è difficile, dai. Non è difficile. No, ci riesco pure io, Spiros. Sì. Che ragazzo, mamma mia, quando dà queste benedizioni. Allora, vediamo questa Spiros storia e poi andiamo subito con il lavoro, con il nostro appuntamento di Cielo Job. Grazie Spiros. Grazie a voi. A più tardi con la ricetta per San Valentino. Vediamo. Grazie mille. Perché ho voluto partecipare a MasterChef. Ciao, sono Spiros, sono nato ad Atene, ma vengo da Modena. Non vedo l'ora di iniziare e vedere i risultati. Ciao! Forse ho voluto sempre fare il cuoco, ma non è una
passione dalla nascita, è una passione nata nel percorso della mia vita. A casa avevo solo la mamma e la mamma era molto impegnata col suo lavoro e per la sopravvivenza ero costretto a cucinare e ho capito che cucinando puoi trasmettere emozioni e tanto amore. E adesso che sono arrivato fin qui grazie ai miei sogni, che cosa me ne faccio della realtà? Bisogna credere, credere, credere e le cose succedono. Quando uno crede veramente in una cosa, non c'è età, non c'è tempo, non c'è, arriva da solo. Stop! Spiros, come ti sembra di averle fatte? Spero bene. Sei stanco? No. Potresti continuare per altre ore? Sì, sì. Non serve, Spiros. Spiros, per noi sei dentro. Grazie.